Bella raga, bentornati finalmente in questo nuovo video. Allora, oggi andremo a fare un video parecchio utile a molti di voi, nel senso che molti mi scrivono dove poter ripotenziare la moto per A2, però senza dover aggiornare il libretto, quindi tenendo la moto tra virgolette ripotenziata, ma solo sulla moto, quindi il libretto tenerlo a 35 kW. Allora, dato che io ho un 790 e quando l'ho comprato era già ripotenziato, però era ripotenziato a 95 cavalli. Quindi ho detto, dato che il 790 normale ne fa 105 e a livello di meccanica non cambia niente tra il mio e quello originale, perché non posso farmela mappare per tornare ai 105 cavalli che questo motore dovrebbe fare di serie? Quindi mi sono messo a cercare dei posti dove poter fare questa cosa. Ho trovato questa azienda di Rimini che a distanza, ovvero voi smontate la centralina dalla moto, gliela spedite, loro vi caricano la mappa e ve la rimandano. Allora, questo non è un video sponsorizzato, nel senso che io ho scritto a questa azienda mi ha detto ok, facciamolo, tu ci mandi la centralina, te la rimandiamo e poi ti dai un feedback. Dopo possiamo parlare di una collaborazione. Quindi questo è più un... vi racconto la mia esperienza da cliente normale con questa azienda e poi io vi riporterò tutto quello che succede a me. Quindi adesso la prima cosa che dovremo andare a fare è smontare la centralina del Duke, che non è troppo complicato, è solo un pochettino lungo, ma nulla di che. E poi vi aggiornerò giorno per giorno tutto quello che succede. Contate che oggi è giovedì 11 marzo. Ok, oggi è giovedì 11 marzo 2021. E loro mi hanno detto che domani arriverà un corriere a ritirare la mia centralina. Adesso smonto la centralina e vi aggiornerò giorno per giorno tutto quello che succede. Contate che di mezzo c'è il weekend. In teoria, loro mi hanno detto che a loro la centralina arriva lunedì e martedì già dovrei averla a casa, il che vuol dire che in 3 giorni, quindi tempo record, loro hanno fatto tutto. Adesso iniziamo a smontare la centralina e poi ci vediamo domani. There's a time that I remember when I never felt so lost. When I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feels like an ember and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you that you know I'll never drop. Eccoci qua, allora oggi è mercoledì 17, la centralina è arrivata, adesso la vado a montare e volevo aggiornarvi sui giorni passati. Allora, venerdì è arrivato il corriere a casa mia, ha preso il pacco, è arrivato lunedì mi hanno scritto per conferma che fosse arrivato e martedì mi hanno rispedito il tutto, quindi nel giro di un giorno lavorativo da quando spediscono vi arriva a casa e da quando arriva il corriere arriva anche a loro. Quindi nel giro di 3-4 giorni lavorativi voi riavete la centralina a casa. Quindi adesso andiamo a montarla subito, la spacchettiamo, andiamo a montarla e poi vi farò sapere quanto effettivamente cambia rispetto all'originale. There's a time that I remember when I never felt so lost. When I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feels like an ember and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you that you know I'll never drop. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. But everything gon' be alright, go and raise your glass and say hey. Here's to the ones that we got, cheers to the wish you were here but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Molto bene, ho provato la moto per qualche giorno, la differenza si sente, la mia prima era 95 cavalli, adesso in teoria 105, quindi comunque già così la differenza si sente e da depotenziata a ripotenziata cambia veramente tantissimo. E la cosa che mi è piaciuta molto di Track Program, questo è il nome dell'azienda,
che comunque trovate sotto in descrizione, è il fatto che sono rapidissimi, sono stati molto precisi, perché ho spedito la centralina venerdì, è arrivata lunedì, quindi un giorno lavorativo, martedì l'hanno rispedita, mi è arrivata mercoledì. Ora, io non so per quali moto le facciano, so che lo fanno per tante moto, quindi qua sotto c'è il link del sito, scrivetegli qualsiasi informazione, prezzo, tempi, tutto quanto. E la cosa che vi consiglio io comunque è comunque di informarvi e chiedere quanto costa ripotenziarla. Chiedete informazioni, tutto quello che volete chiedervi. Sappiate che comunque è un'azienda che vi seguono, perché mi hanno mandato la foto per conferma che gli fosse arrivata la centralina, di quando hanno iniziato a lavorarci, di quando me l'hanno rimballata e di quando me l'hanno rispedita. Mi sono stati dietro, tra virgolette, nel senso che quando ho smontato la centralina ho chiesto, nel giro di 10 minuti mi hanno risposto e ho mandato la foto della centralina per chiedere conferma. Mi hanno risposto subito praticamente e mi hanno comunque aiutato. Sapevo già quale fosse la centralina, ma per essere sicuro al 100% ho chiesto conferma e loro già sapevano tutto. Quindi voi chiedeteli, chiedete se è possibile ripotenziare la vostra moto, a che potenza si arriva, chiedete il prezzo e andate tranquilli che è una cosa fuori di testa la differenza che fa una mappa. Quindi spero di esservi stato d'aiuto se volete ripotenziare la vostra moto A2 a potenza piena, e se avete amici che hanno la moto, hanno questo problema, inoltrategli questo video, e o comunque inoltrategli già solo il sito, a me non interessa fare le mega visualizzazioni, a me interessa aiutare quelli di voi che come me cercavano la moto A2 però ripotenziata, o dove farla ripotenziare sostanzialmente. Quindi c'è tutto qua in descrizione, sito, tutto quanto, e scrivetegli pure per qualsiasi cosa e loro vi seguiranno al meglio. Spero di esservi stato d'aiuto. Ci vediamo nel prossimo video, che arriverà a breve, nei prossimi giorni, su come settare la GoPro, tutto quanto. Se vi è piaciuto iscrivetevi, se vi è stato utile iscrivetevi, se vi interessa qualcosa sul mondo GoPro o su qualsiasi mondo foto, video, barra moto, scrivetemelo qua sotto nei commenti che se riesco ve lo porto tranquillamente. E niente, ci vediamo al prossimo video. Bella!